Ciao a tutti, oggi è una giornata speciale, particolare, perché è il compleanno di mia moglie. E in questo momento siamo a Kiev, siamo venuti qui, vogliamo entrare qui in uno dei centri commerciali qui a Kiev per comprare un regalo, un presente per lei. Insomma, andiamo a vedere di cosa troviamo. A lei piace molto l'oro, quindi andremo a cercare qualcosa, qualche negozio particolare all'interno del centro commerciale. Seguiteci perché vi mostriamo, insomma, la qualità, i prezzi e il design di questi oggetti. Siamo all'interno di uno dei tanti ne negozi di oro. Qui potete vedere, stiamo vedendo per qualche anello particolare. Facciamo una panoramica. Dovete sapere che più o meno un grammo di oro corrisponde qui al prezzo dei nostri 50 euro. Guardate qui. E questo è uno dei tanti anelli che piacciono a mia moglie. E adesso, dopo aver comprato un bell'anello interessante per mia moglie, a questo punto dobbiamo festeggiare questo compleanno, come tutti i compleanni che si rispettano. E per farlo abbiamo deciso oggi di, ho deciso, ho trovato, diciamo, in questo modo, un posto interessante. Ogni tanto, visto che è tanto tempo che sto qui in Ucraina, ho trovato, un pezzo d'Italia in questo paese. C'è a volte mi piace tornare a riassaporare il nostro cibo, eccetera. Abbiamo trovato qui alle nostre spalle un ristorante italiano tipico, gestito da un signore, insomma, della nostra terra. E vogliamo venire a provare qui, a mangiare qui qua. Qualcosa di italianamente nostro, come si dice, e approfittiamo per vedere la qualità del cibo, ve la dimostreremo e vediamo anche quali sono i prezzi rapportati, insomma, ai nostri tipici ristoranti in Italia. Seguiteci. E siamo all'interno in questo momento di questo ristorante italiano che abbiamo trovato. Vi mostriamo qui l'interno di una delle sale interessanti. Sembra che abbiamo prenotato solo per noi, in questo momento ci siamo solo noi. Eccoci qui, siamo qui al nostro tavolo. Qui c'è Eliana che è la festeggiata. E adesso vi andiamo a mostrare quello che è, insomma, il menù di questo ristorante più o meno che possiamo vedere. Come vedete siamo proprio italiani italiani, sì, è scritto in italiano, in inglese, ucraino, un pochettino tutto, insomma. E vi vogliamo far vedere un po' di prezzi, un po' di cose interessanti. Qui abbiamo la pasta, per esempio. Guardate, pennetta arrabbiata, tagliatella bolognese, spaghetti carbonara e tanti tanti altri tipi di pasta, tutto quello che, insomma, possiamo trovare anche nei ristoranti italiani. E guardate qui i prezzi della pasta si aggirano dai 277 grivena, dai 155 ai 277, scusate. E diciamo che per quanto riguarda gli euro siamo tra i 5 e i 7 euro, un pochettino la spesa per un piatto
di pasta, abbiamo la carne, quindi anche qui cotoletta alla milanese con patate, abbiamo la bistecca ai ferri, grigliate di pollo, eccetera. Qui siamo in genere, ci aggiriamo tra i 7 e i 10 euro di prezzo, insomma. E poi guarda, qui abbiamo, continuo a vedere un po' qui, qualche vino italiano, vedete, sono regioni Montepulciano di Toscana, Chianti, vini piemontesi, regione Abruzzo, guardate, Riparosso Montepulciano, c'è anche il nostro vino. E ok, insomma, diciamo che qui sui vini andiamo per prezzo a bottiglia dai 20 euro ai 40 euro di spesa, insomma, e in questo modo. Eccoci qui, come potete vedere è tutto pronto per iniziare i nostri festeggiamenti. Il vino per brindare c'è, la pasta è arrivata, adesso la assaggeremo, ma ecco, ci vuole un brindisi augurale per un compleanno speciale. Grazie, tanti, mio amore. Tanti auguri, amore mio. Grazie. Un bel Chianti. E siamo qui pronti per assaggiare la nostra pasta. Abbiamo scelto tutti e due gli spaghetti alla carbonara e adesso andiamo un pochettino a vedere, ad assaporare questi gusti italiani. Andiamo a vedere un po'. Diciamo che non c'è male, un bel tuffo nella mia cara Italia, ogni tanto ci vuole proprio. Dopo la pasta vogliamo adesso assaggiare un'insalata rinfrescante, semplicissima, una semplicissima caprese, conoscete tutti, mozzarella e pomodoro. Ci piace molto come design, come presentazione, molto colorata, gocce di aceto balsamico, salsa, ha una buona impressione. Adesso la andiamo ad assaggiare, vediamo un po' se effettivamente è fresca, buona. Vediamo un po' com'è. Normale, fresca, dopo un piatto di carbonara accompagnato da un buon Chianti, è la cosa giusta che ci vuole per concludere il nostro pranzo. Per informazione, questa insalata qui, per chi fosse interessato, insomma, sì, il prezzo di questa insalata si aggira intorno ai 5 euro, ai nostri 5 euro. Ok, con questa insalata io ed Eliana vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video. Ciao ciao, seguitemi sempre!